Davide Tacchino, oggi qui a Milano è stato presentato un nuovo telefono Vodafone e anche una nuova tariffa. Ampliamo però un attimo il discorso all'inizio, come sta evolvendo il mondo della telefonia e come Vodafone si vuole posizionare. Stiamo veramente vivendo una nuova rivoluzione nel mondo digitale e possiamo definire attualmente il fatto che viviamo nell'era degli smartphone. Viviamo nell'era degli smartphone e viviamo nell'era dell'accesso a internet in mobilità. 11 milioni di clienti in Italia accedono a internet in mobilità con un tasso di crescita anno su anno del 30%. Sono numeri veramente importanti. Un altro numero veramente importante è la vendita di smartphone nel 2010, che ha toccato 4 milioni di pezzi nel mercato consumer, di cui uno su quattro venduti da Vodafone. Vodafone ha venduto più di 1 milione di smartphone e ha conquistato la leadership di mercato sul mondo degli smartphone. Grazie alla strategia più smart con Vodafone, che significa migliore portafoglio, migliori piani tariffari e una consulenza e un'attenzione al cliente che va dai punti vendita ai call center al servizio post vendita. Perfetto, veniamo allora al telefono di oggi, di cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche. Il telefono di oggi è un telefono brandizzato Vodafone, Vodafone Smart Android, ha tutte le caratteristiche dello smartphone, è high speed in termini di accesso alla rete UMTS, è wifi naturalmente, è GPS, ha una scheda da 2 giga inclusa nella confezione, ha un design compatto, elegante, molto bello e veramente differenziante rispetto agli altri prodotti. Il prezzo è molto molto competitivo perché viene offerto a 99 euro con la carta ricaricabile nel nostro listino, nel listino di Vodafone. Qui dunque iniziamo a parlare dell'offerta che è collegata a questo prodotto, come è articolata e quali sono i costi. Sì. È un'offerta specifica per i clienti ricaricabile. I clienti ricaricabile tipicamente con lo smartphone utilizzano tutti i servizi tradizionali, quindi la voce, gli sms, e utilizzano anche tutti i servizi innovativi come l'accesso a internet e come l'utilizzo delle applicazioni in mobilità. Tipicamente un cliente ricaricabile deve comporre un po' il suo piano tariffario utilizzando diverse opzioni, diverse promozioni, con diverse scadenze e con diversi tempi di utilizzo. È un'esperienza cliente che sicuramente non è ottimale e non consente neanche un ottimale controllo della spesa. E quindi Vodafone, prima in Italia, lancia un piano integrato ricaricabile, il Vodafone Smart 100. Perfetto, grazie mille e alla prossima novità. Grazie mille. Ciao.